Buonasera, come si dice di solito. La questione è molto semplice. La questione è perché sono qui. Ecco, io vengo al momento da un altro continente, vengo dall'Asia e mi hanno spedito qui in un posto che conosco molto bene. Conosco Sofia dal 1985. Era una città e un paese affascinante, come lo è tuttora. Era un paese del momento in cui Gorbaciov parlava della Glasnost. Era un secolo fa, tanto tempo fa. Era un mondo di intellettuali molto raffinati che usavano l'unione degli architetti, e ti ringrazio moltissimo per le tue parole, caro Ignazio. Era un mondo che provava a dialogare. Dialogava, questo faccio una piccola poi vi faccio vedere tutto, però tenevo a dirvelo. Ed era un paese in cui c'era molto inquinamento prodotto dalle fabbriche che erano state, che sono, ci sono ancora, non sono più utilizzate, che sono qui non solo a Sofia ma anche in buona parte del paese. Questo paese non ha più quell'inquinamento. Quando sono venuto qui un paio di anni fa, e ho visto un paese che non aveva più l'inquinamento, non era più quella polvere nera che si fermava sulle strade, sulla neve, sui marciapiedi. È un paese che ha un futuro. Il titolo di questa mia conversazione si chiama così: Love will save the world. Ripeto, Love will save the world. L'amore salverà il mondo, e credo che chi salverà l'amore sarà l'arte e la passione. Noi siamo in grado tutti, nessuno escluso, di cambiare il nostro mondo. Sono stato a Delhi, a Mumbai, a Jakarta, città che hanno una distruzione ambientale spaventosa, dove non si può vivere, invivibili. Allora, è giusto che ci lamentiamo qui, però niente a che vedere con quello che succede anche in gran parte dell'Europa, compresa Parigi, compresa Roma, compresa Londra. Qui c'è la possibilità ancora di cambiare le cose. Il sindaco, l'architetto della città hanno questa grande voglia, una grande energia che io non trovo in molte altre città oggi in Europa. La Bulgaria ha una grande energia, avete una fortuna, siete un paese di pochi milioni di abitanti, avete una città di poche centinaia di migliaia di abitanti, avete il mare, la montagna, l'avete visto. Credo che voi abbiate un futuro. Ve lo dico da una mia lunga esperienza di aver lavorato con le città e per le città. Questo è il luogo che potrebbe diventare magico, straordinario. Forse lo è già, forse non lo riusciamo a vedere, forse pensiamo che gli altri sono più bravi. Non è vero. Non copiate gli errori fatti dagli altri paesi. Prima di tutti non copiate quanto di male e di sbagliato si è fatto in Europa e nel mondo. E dimentichiamoci frasi come quella che gli altri, il vicino, l'erba del vicino è migliore della nostra, è più verde. Vorrei cominciare da una cosa, da quello che diceva l'architetto. Poi ovviamente l'ambasciatore e l'ambasciatrice che sono presenti mi riempiono di orgoglio,
di orgoglio in quanto io rimango un cittadino italiano. Non ho mai detto che me ne sarei andato, anche se ho vissuto per 10 anni a Parigi, ho avuto uno studio da 30 anni, uno studio a Parigi, oltre che a Roma, e poi in Germania l'ho avuto, in Austria, e poi in Cina adesso, e a Los Angeles, cioè non ho mai abbandonato il mio paese, che è il mio paese perché sono nato in Italia, sono nato a Roma, però mio padre era lituano, mia nonna tedesca, secondo me io mia nonna era estone. Nella nostra famiglia c'erano 3 religioni, mio padre era ebreo, mia madre era cattolica, mia nonna era luterana, perciò io non posso essere qualcuno che decide una cosa al posto di un'altra. Io credo che bisogna scegliere, bisogna essere omnicomprensivi, bisogna includere più che escludere. Il vicino non è un nemico, il signore della porta accanto non è il nostro nemico. Quelli che oggi soffrono sono quelli che ci hanno visto a noi soffrire. Quelli che oggi vivono meglio sono quelli che una volta soffrivano. In Italia sono passati tanti paesi, in Bulgaria anche. Non si può dimenticare quante centinaia e centinaia di anni la Bulgaria e questa parte dell'Europa, i Balcani, sono stati oggetti di guerre, di conquiste. Ecco, speriamo che l'epoca della guerra è finita. Speriamo che si apri una nuova epoca. E in questa nuova epoca, quello studio di Roma che ha visto il nostro amico era uno studio di Roma che noi abbiamo recuperato. Era una parte archeologica della città che abbiamo recuperato insieme con l'architetto della sovrintendenza, un grande mio amico, e abbiamo incominciato a scavare e abbiamo trovato alla quota di 8 metri la città imperiale, la Roma di Augusto, e abbiamo trovato le strade romane e abbiamo trovato una terma, le terme, ecco perché l'architetto capo della città capisce perché amo le terme. Abbiamo trovato una terma dentro lo studio. Diciamo, la ricchezza di una città è data dalla sua stratigrafia, non solo in un senso, anche nell'altro. Io vi farò vedere rapidamente alcune cose. Thank you.
il video non l'ho fatto io, l'edificio l'ho fatto io. Allora uno, un architetto che fa anche, può fare il supporto per l'arte, per gli altri, per la città. L'architettura può essere anche un supporto di altre cose. E abbiamo visto questa foto su un giornale, io non lo sapevo, e ho riconosciuto che stavano facendo un festival della luce ogni anno in un edificio che avevo fatto a Eindhoven. Eindhoven è una città che ha questo oggetto che usano per fare questa cosa, davanti alla Philips, in cui io ho riorganizzato il centro della città. Il centro della città è importante perché è stato completamente devastato dalla guerra. E c'è un collegamento che va attraverso queste sculture, colonne in curtain, attraversa e passa dall'altra parte, alla parte moderna della città. In più abbiamo costruito un grande parcheggio di biciclette di cui parlavo oggi con l'architetto e con la sindaca. Sono 2500 biciclette. Ecco, fare un parcheggio non per le macchine, per le biciclette, è stato il più grande successo che ho avuto nella mia vita e sono così felice che è anche di aver trasformato questo asse che non arrivava da nessuna parte e aver recuperato l'edificio a sinistra, che era un edificio del grande architetto italiano Gio Ponti, e avendo messo un edificio davanti che la loro unica funzione di questi spazi è guardare l'edificio di Gio Ponti. Non perché sono altruista, ma perché credo che alla fine le differenti generazioni, i differenti periodi devono trovare un senso. Allora adesso andiamo avanti, vediamo la gente in bicicletta, vediamo che sono abbastanza contenti di avere il moderno, l'antico, una torre, cioè si vive insieme, l'architettura convive. E poi la notte diventa un altro spettacolo, e poi. Un giorno mi telefona qualcuno, dice: lei è il signor Fuchs? Sì, io sono il signor Fuchs. Io vorrei un progetto da lei. Ottima idea, why not? Ma qual è il programma? Ah, non ho programma. Il budget? Ma non c'è budget, quello che vuole. Oh, this is good, nice guy, questo ti piace? Do you like it? No, perché io stavo pensando di farvi un regalo, un'opera, una scultura, un'opera d'arte. Poi ho pensato un artwork, poi ho pensato, ma io vorrei un regalo di un'architettura, ma la pago, guardi, stia tranquillo, I will pay it. Sì, ma perché sono 220 anni che la mia famiglia gestisce questa società e siamo a Bassano del Grappa. E gli ho detto: ma guardi, lei mi sembra molto strano, è molto... Dice: ma guardi, io ho 85 anni, non sono abbastanza giovane, guido la macchina, vado a 200 all'ora, posso venire a Roma anche domani? Viene a Roma, parliamo, mi fa vedere delle foto e vedo che c'erano degli alberi straordinari fatti da un grande paesaggista italiano che si è Porcinari, è scomparso, e i pianti erano delle querce americane. Lui dice: ma guarda, non posso tagliare, poi tanto li ripiantiamo. No, un momento, facciamo un progetto che tenga gli alberi. Questi sono i piccoli, però abbiamo parlato fino adesso di grandi progetti, adesso parliamo di piccoli. E allora siamo andati a mangiare insieme, io ho preso un piatto e l'ho girato e ho disegnato, qui manca un pezzo perché questo piatto non ce l'ho più perché se l'è preso lui ovviamente. E qui sotto c'era un altro pezzo del disegno, c'è un teatro, io scrivo teatro qui metto acqua, qui metto
di alberi, trees, e qui dico facciamo due bubble di vetro dal quale guardiamo gli alberi. E lui mi guarda, la funzione qual è? Guardare gli alberi. Andiamo a guardare gli alberi dentro queste bubble. E abbiamo messo due bubbles di vetro a doppia curvatura fra gli alberi, allora erano protetti per non farli rovinare. E questo qui l'ha fatto un signore che tutti quelli che hanno lavorato in questo progetto abitavano a 50 avevano the factory, non oltre i 50 chilometri da Bassano del Grappa. Bassano del Grappa, per chi non lo sa, e credo che non lo sa nessuno, a parte che è un luogo che è stato dove c'è un ponte pseudo Palladio, ma non è vero, questa è una grande diceria che si dice che è del Palladio, però diamolo per scontato, diciamo che è del Palladio, dove c'è un signore che si chiama Nardini. Questo vecchio signore era il mio cliente, ed era il mio cliente con cui abbiamo deciso di dire scaviamo. Da buon veneto, aveva il senso degli affari molto sviluppato, tira su la ghiaia, vende la ghiaia, con i soldi della guaia fa le paratie, protegge il luogo, e poi andiamo a cercare l'acqua. Cerchiamo l'acqua, che c'era molta, e quest'acqua ci serve da fare per Save Energy. Da scambiatore si capisce a che cosa serve, grosso modo serve per salvare, per aiutarci per l'energia. E allora facciamo questo progetto. Il mio ingegnere strutturale Gilberto Sarti, uno che non so se è completamente stupido o intelligentissimo, ma ci lavoriamo insieme da 20 anni, e lui forse pensa la stessa cosa di me, mi dice mi servono 20 columns, 20 pilastri. Io gli dico, beh, puoi averne 1, 2, 3, 4, poi ti do anche, però ti posso dare anche le scale e l'ascensore obliquo. L'ascensore obliquo lo fa una società italiana, parliamo bene dell'Italia una volta tanto che ne parliamo sempre male, che si chiama Maspero, che sa fare le cose più assurde, e le fa per me e per altri architetti well known around the world, distinguished colleagues. E poi cominciamo a vedere come funziona. E la cosa che volevo di più è la tensione fra i due elementi, pochi decimetri, non si toccano, è una sorta di atto sessuale alla giapponese, che la prima notte di nozze dormono uno vicino all'altro senza toccarsi. In fin dei conti questi due sono una coppia molto strana, con 365 vetri, e i vetri sono a doppia curvatura, difficilissimo da fare. Il signor Bergamini, che così si chiama tuttora, questo un po' matto, ha fatto almeno 20 volte quel becco, la punta, perché era molto difficile, perché non è solo doppia curvatura, ma è molto stretto, è riuscito a farlo. Questo è quanto sanno fare gli italiani in queste province abbandonate del mondo. E allora questi erano i visitatori. Dentro c'è anche un laboratorio, si può fare, lo usano l'inverno anche per incontrare i clienti. Ecco, quello è l'ascensore obliquo. Obliquo, sale così. E poi, l'architettura, come dicevo prima, può servire a molto. Durante luglio, ormai da tanti anni, ci fanno un festival del balletto moderno, Contemporary Modern Ballet, e lo fanno, e gli spettatori sono intorno, fuori, insieme ai ballerini. E questa cosa è un altro uso dell'architettura. Qual è la funzione dell'architettura? Io non lo so che noi dobbiamo creare
possibilità per gli altri. E questo è un piccolo teatro dove fanno anche della musica, dove si siedono fuori d'estate aprendo quella grande porta, si aprono delle porte alte 6 metri, si possono aprire, e poi un'altra storia. Ferrari, facciamo l'headquarter a Maranello. Ferrari, avete mai sentito parlare di Ferrari? Qualcuno non sa che cos'è Ferrari? Ferrari. E allora si entra, c'è un vuoto con degli alberi, dei bambù, e al secondo livello c'è un bacino d'acqua. Con pietre vulcaniche, con un grande vetro rosso in fondo, con le persone che vanno a vederlo. Questi signori sono giapponesi, sono molto eleganti, li avevo presi a contratto e non li volevo far spostare da lì. E questo è un uomo Ferrari, e questa è una delle sale di incontro Yellow Ferrari. Non vi posso far vedere l'interno perché ci fanno i prototipi e tutti i nuovi motori e tutta la ricerca, e invitano i distinguished guest lì. Questa è la sala rossa, perché la Ferrari è iniziato con un colore che non è il rosso. Qui è uno dei pochi che lo sa, pochissimi lo sanno, vero, pochissimi che lo sanno. Lei è un appassionato di Ferrari, immagino. Ecco. Esattamente. E queste le pietre. E in questi anni, che sono passati tanti anni da quando l'abbiamo costruita, non è mai passata una goccia da questo piano al piano di sotto. Non c'è stata mai un'infiltrazione. Allora, questi italiani poi quando si mettono a lavorare seriamente, ed è costata pochissimo, allora ecco, per quanto è costata l'altra del mio amico Giuseppe Nardini, questa qui è costata pochissimo, lo dico quanto è costata. All'epoca è costata 1000 euro al metro quadrato. Quanto costano oggi qui e quanto non costavano in Italia le cose? Questo è un po' un ricordo di Kubrick, che è stato il mio regista di riferimento. E la cantilever, ecco, non ci sono pilastri principalmente, ci sono pochissimi, ci sono solo elevators, lift, scale, così, che fanno anche le pipeline che servono a tenere l'edificio. Ecco, sono 22 metri di sbalzo, però non c'è, è completamente libero sotto. Sotto c'è un altro piano, e poi era diventato grande. Nel frattempo devo imparare a fare le torri, e quelli sono 4,50 metri, cioè la distanza, la tensione 4,50 metri. Questo è Vienna, il master plan di Vienna ho fatto. Poi tutti mi chiedevano: ma è bellissima questa cosa trasparente di vetro. Cioè, no, il problema è portare la luce, come tu hai portato la luce all'interno del tuo edificio. Ecco, io ho provato a portarla dentro l'edificio. E poi gli altri, io ho fatto il master plan, ma l'altro l'hanno costruito mai miei amici o conoscenti, ecco, per costruire l'ingresso della città da sud. Questi erano ancora, non erano costruiti, io ho completato quello che già c'era. Si ascolta la città, ascolta la città, come diceva un grande scrittore che si chiama Savinio. Era il fratello di De Chirico, di un pittore. E poi il tempo passa. Primo disegno per la Fiera di Milano. È un grosso disegno, è grosso, quasi al naturale. È un regalo che ho fatto, dato poi a mia figlia Elisa. Ho due figlie, Lavinia e Elisa. Elisa è filmmaker,
fatto 2 o 3 film, adesso sta facendo il terzo libro, anche un altro film, e Lavinia invece sta facendo l'ultimo master. E ecco, è questa l'idea. Ma l'idea da dove parte? Ricominciamo da capo. L'idea parte dal fatto che non è che noi copiamo la natura, è la natura che copia l'architettura. Ripetiamo, la natura copia l'architettura. Cioè noi suggeriamo alla natura qualche cosa e gli spazi in cui devi vivere. Dunque, questo qui è 1,6 km di vetro. L'abbiamo costruito, allora, gli italiani, questo popolo abbastanza incredibile che nessuno riesce né a definirli né a capirli né si fanno capire né si fanno definire, ecco, questa cosa è lunga 1,6 km e quella cosa lì che esce fuori è alta 60 metri circa e questo milione di metro quadrato l'abbiamo costruito in 26 mesi a Milano. 26 mesi, lo dico in inglese, 26 months for 1 million square meters. E così. E così. E questo cantiere, io lo dicevo ieri, è stata la cosa più faticosa, non per farlo, perché dovevo andare, quando lo seguivo dovevo fare 1,6 km là, 1,6 km qua e poi lo dovevo salire. Alla fine della giornata avevo fatto 20 km e questo era un po' duro. E l'altra cosa complicata, quando costruisci a questa scala, che è una scala territoriale, una scala di un territorio, è quella che non sai come viene. Tu non lo sai. Fai un progetto e speri che venga bene, che è giusto, che non ti sei sbagliato, anche se fai gli mostri molto, molta sicurezza. La verità è che non lo sai. Ma neanche adesso, non lo so neanche adesso, per quello che sto facendo e per quello che stiamo costruendo. Ed è, anche qui non passa neanche una goccia d'acqua. Questo raccoglie le acque, le prende e le prende con quei cosi lì. Lì ci sono un paio di tubicini che servono per raccogliere l'acqua e gli altri che servono per tenere come un albero l'edificio. Ecco, questo, l'acqua serve per quello che dicevo prima, a riequilibrare ambientalmente l'economia. E poi uno, quello che sognava era questo. Io non lo sapevo, perché quando sono salito sul primo pilone per vedere come funzionava con la gru, mi sono fatto mettere sul primo pilone e guardavo, cercavo di capire, non avevo capito nulla, però il mio sogno era questo, è sapere come la gente l'avrebbe utilizzato. Ecco, noi lavoriamo, noi gli architetti, almeno dovremmo lavorare per quello che noi chiamiamo human being, il genere umano. Il mio cliente, ma non sarà mai lei o il sindaco, lui, no, il mio cliente sarà sempre le persone. E lì stanno felici, stanno al salone del mobile, qualcuno dà un bacio all'amica, qualcuno dà un bacio all'amico, qualcuno fa quello che gli pare e così va avanti. E la cosa più importante era che a una facciata di un padiglione che è completamente in acciaio inox, l'altra è rossa, e quello che io voglio mostrare sempre è vedere l'immagine allo specchio. Lo specchio è più importante della realtà. E l'acqua e la luce e le montagne, le Alpi e lo skyline, pensando a quello che c'era dietro, e poi l'interno senza colonne,
gli spazi senza colonne, ecco, spazi vuoti perché si possono tenere tranquillamente. E poi questo spazio può essere utilizzato, quello che chiamano con questa parola orrenda eventi. Eventi, però non sanno che dire, cioè ci faremo un evento, vuole venire al nostro evento, ti chiama pure e dice la vorremmo tanto invitare a un evento, ma che cosa? Bere un bicchiere di vino, non lo so, ditemelo in modo, con parole normali. E questo era, nel 2006 quando abbiamo inaugurato, ad aprile 2006, no, questo l'abbiamo inaugurato un anno prima, questo è quando è stato inaugurato veramente, prima era per la campagna elettorale che dovevano fare quelli che avevano, c'era questo qui nel 2006, c'era la Furia du Bauhaus. Siete familiari con questa sigla, no? Sì o no? Quanti conoscono la Furia du Bauhaus? Ah, quindi loro sono di Barcellona, sono bravissimi, fanno un tipo di teatro straordinario. Ecco, andateli a vedere, guardate, guardate bene come sono scritto. E poi mi hanno fatto, in mio onore, uno stadio, un francobollo, cioè il mio nome, il disegno è mio. Ecco perché io non sono andato all'inaugurazione della Fiera di Milano. Non andai all'inaugurazione perché, allora adesso mi è simpatico quasi, perché ho una certa età, il primo ministro di quei tempi non mi era molto simpatico e io non volevo share the hands with him, lo dico solo in inglese. E allora lui però, per darmi una prova di superiorità, mi ha fatto un'emissione di francobolli con il mio nome. Io sono, di solito si parla a quelli morti, io sono ancora vivo. E qui stiamo in un'altra parte, l'idea è di far vedere il cielo dalla strada. E poi raccogliere l'acqua, e poi era vedere che il paesaggio è più importante di qualunque cosa. E poi qui stiamo andando a Francoforte, e poi si vede quello che succede dentro, e poi portare. Allora il cliente mi diceva, ma come faccio a far funzionare questo edificio che è altissimo, poi ci vogliono 6-7 piani, come fare? Ma è molto semplice, si fa una scala mobile, e si fa la scala mobile più lunga d'Europa. Questo non gliel'avevo detto, però poi lo capisce. E poi non porto solo la luce, ma anche i carichi, i pesi, è tutto che arriva fino a terra. E poi non c'è una colonna, c'è la luce che mano a mano incomincia a entrare nello spazio. Ecco, ma non si fanno anche progetti molto più piccoli, però in luoghi che sono straordinari. Quella cupola là è di Piero da Cortona, che si trova su via del Corso, e vicino c'era un edificio che si chiamava l'Unione Militare, dove vendevano dei vestiti ovviamente per i militari, che un giorno compra Luciano Benetton, poi viene da me e dice perché non mi fai un progetto. E dentro è un po' complicato, però mi piace mostrarvi solo il pezzo di sopra, che è diventato un luogo dove fanno spettacoli incredibili, fanno riunioni, è sempre occupato, è busy, busy and busy, e da dentro si vede la città. Ecco, l'architettura è il luogo dove si vede la città, l'architettura è il luogo dove la città diventa parte integrante. E poi è così, di sera c'è la gente, una volta c'è la festa della polizia, una volta portano le macchine sopra
con la gru e ci fa rimetterlo là dentro. Ecco, questo è suoi, cioè non è solo questo, ma quello che vedete sopra lo abbiamo portato fino sotto. E poi c'è Tokyo, Armani Ginza Tower, che è questo, questa qui, e poi questa qui, e poi l'interno, e poi il disegno nostro. Noi italiani, le poltrone, i tavoli, la tessitura, il pavimento, la cura. Ecco, Giorgio Armani è una bella persona, come tutti voi sapete. Forse non lo sapete, ma lo potete immaginare. È una persona che tiene a quello che fa. Non ha mai voluto vendere perché dice, ma perché io devo vendere? Non mi servono i soldi. Dice, ma ti guadagnerai se vendi? Ma io non c'ho bisogno, io voglio solo fare questo qui fino alla fine dei miei giorni. Voglio fare il creatore. Ecco un'altra parola, la creazione. La creazione salverà il mondo. L'arte salverà il mondo, la creazione salverà l'arte. Ecco, chi manca oggi vicino a me è Doriana, che lei adesso odia viaggiare in aereo. L'unico viaggio che pensa è il treno. E una volta è andata perfino a Parigi in treno, andata al suo studio, il nostro studio, in treno. E allora mi dispiace, vi saluta, vi ha detto salutemi tutti, uno per uno, però così è. Allora, un giorno Doriana dice, Giorgio, il suo amico Giorgio, gli ha chiesto di fare Armani Fifth Avenue. E allora c'erano diverse quote, altezze nella sezione che facciamo, e poi diciamo però possiamo mettere un elemento che ricollega tutto questo fatto. Un'altra volta l'Italia. Allora, questo qui Giorgio Armani lo fa vedere a un'impresa, ai suoi, lo fanno vedere a un'impresa di New York, e gli dice, noi dovremmo avere questa scala, perché stiamo facendo già ormai l'altra parte, in 3 mesi, per questo budget. Gli americani rispondono, noi siamo molto felici, we are very happy to do this project, we love Mr. Fox, Mr. Armani, of course, ma ci mettiamo 10 volte il tempo che voi chiedete. Voi dite 3 mesi, noi diciamo 30 mesi. Voi dite 10 di costo, così, noi diciamo 100. Allora Armani diceva, sentite, sì, io amo molto questo progetto, questa scala, questa roba qui, però io devo aprirlo, pago affitti, pare il momento della crisi, era il 2007 credo, no 2008, qualche cosa proprio di profonda crisi. E allora disperato chiamo Gilberto Sarti, il mio amico ingegnere, e gli dico, senti, ma tu che sei della provincia, perché sei di Rimini, ma noi che abbiamo usato per fare altri progetti? Dice, ma guarda, c'è un piccolo fabbro, una factory molto piccola, modesta, a Forlì, forse da quelle parti, non lo so, non mi ricordo bene. E chiamiamo lui, informiamo, vediamo che cosa ci dicono, non abbiamo altra soluzione, qualcuno dobbiamo chiamare. Chiamiamo, viene a Roma e gli facciamo vedere questo modello, e poi gli facciamo vedere anche questo. E poi gli facciamo vedere anche questo. Allora, questo mi pare un po' complicato, però glielo facciamo vedere. E allora questo signore, mi ricordo ancora la sua espressione, c'ero io, e c'era Doriana, e c'era Gilberto, guarda, sì, lo faccio per il budget in 3 mesi. E allora lo fabbricò
nella sua piccola fabbrica, lo divise per pezzi e lo mandò in America. Ship to America. Eccola, Fifth Avenue, Armani. Ah, vabbè. Adesso vi parlo proprio di design. Dopo le grandi cose parliamo del piccolo, 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 che noi adoriamo. È un signore che si chiama, ma io credo che le tazze non erano così, erano, queste qui sono, queste sono in porcellana, prima c'era un'altra che erano in argento. È un signore che si chiama Alessi, mi hai sentito? Are you familiar with this name? Alessi. Everybody. Alessi. Veramente? Ah. Alessi un giorno mi chiama, anzi mi incontra e mi dice: senta, io vorrei tanto un'idea che si chiama Tea and Coffee Tower. What? Tea and Coffee Tower? Ma che cos'è? Che cos'è? E allora, facendo una semplice cosa, ve la faccio vedere. È nato questo progetto. E è un semplice gesto, cioè non è altro che un gesto. Non c'è niente di più. E questo poi è diventato, poi ha fatto diverse cose il nostro studio per lui, Doriana compresa, e ha venduto 4 milioni di pezzi per tutto quello che abbiamo fatto con lui. È così, questo è un vassoio, 4 tazze e una caffettiera. Ah, mi piace molto, questo, anche a me piace parecchio, devo dirlo onestamente. E questo qui è una front view, però si fa anche in altri materiali. Quelle sono due, guardi, queste qui sono due vasi, uno è in ceramica e l'altro è in inox, e quelli sono due cose che io odio, però Doriana dice sempre che vanno bene, che sono il come si chiama, il piattino, che io dico che non è molto stabile e lei dice che è stabile. Stiamo discutendo da circa 10 anni su questo. Questi sono, abbiamo fatto anche i bicchieri, poi abbiamo fatto cose simili sempre per Alessi, e poi abbiamo fatto questo che può diventare un fiore. Ho questo che è uno degli ultimi nati, perché l'ultima cosa che Doriana ha disegnato è stata una collezione per il pesce, e questi qui sono, ci mette, lì dentro ci va un po' di caviale se uno vuole, qui dentro un po' di altre cose, e questo qui è il delfino. Però questi qui sono stati, qui c'è un'altra, ecco, qui entra in l'Italia completamente. A un certo punto ci chiedono di fare una collezione di gioielli e chiamiamo anche un nostro amico che sia Paladino, che fa l'artista di mestiere. E Paladino sul nostro progetto mette tutte queste, questo disegno, questi numeri, questa cosa quasi magica, e ovviamente al collo è molto duro, pesa quasi 1 chilo, questo è tutto in oro, questa è una collezione in oro. E poi questo in argento che pesa un po' meno. E questo è uno specchio nostro. Questo è anche un altro, questo è un altro. Questa è l'ultima lampada che abbiamo disegnato. Questa è la lampada di Slump. Questa è una lampada che è molto... è fatta con un foglio unico di plastica. E questa si chiama la rosa del deserto, questo me lo ricordo.
E questo è per Venini. Parlando di Venini, adesso l'hanno venduto anche Venini, così siamo felici completamente, ecco. E questo siamo noi due che facciamo una cosa per una società che è stata comprata dall'America, poi adesso non è più italiana. Beh, così. Questo non era brutto, eh? Che ne pensi? Questo è il nostro studio che ha visitato Ignazio. Quella parte del workshop. E questo è stato una cosa che nel momento in cui io stavo disegnando un grattacielo, questa poltrona ci ha messo lo stesso tempo, ecco quanto costa di lavoro il design è terribile, è una follia. Per fare questa scocca in un pezzo unico ne avranno distrutte centinaia, se non migliaia. Questa cosa qui c'è dentro un armamentario tecnico in cui si può girare, alzare, spostare, fare un mare di cose. E ci abbiamo messo 3 anni per fare una poltrona. 3 anni per costruire una torre. Questi sono tutti i pezzi. Guarda, il design è una delle cose più mortali che possa esistere per un architetto, anche se è bellissimo. Questa è con poltrona Frau, perché non ci piacevano le poltrone per i grandi spazi, e allora ce ne siamo fatta una, e questa qui è la stessa poltrona. Questa è in un progetto che abbiamo costruito in Francia. E questa ancora per poltrona Frau. Poltrona Frau è stata venduta al gruppo Arnault, perciò questo stampo non esiste più, è stato distrutto. Questi sono i dati negativi della piccola azienda italiana. Questa si chiama Carolina, questa poltrona, non c'è più. Ce l'abbiamo solo noi e pochi altri fortunati. E poi per Baxter abbiamo disegnato tutta una serie di poltrone di questo genere. Questo è tutto, cioè noi adoriamo fare gli enormi progetti, i piccolissimi progetti. Fare un piccolo progetto è una cosa straordinaria. Questo è per l'inverno bulgaro. E poi ritorniamo al costruito. Un giorno succede una cosa strana, che un prete, io non sono molto familiar con il mondo della chiesa, cioè delle chiese, mi chiede che mi voleva vedere, mi incontra e mi dice: noi vorremmo tanto che facesse un concorso a inviti per una chiesa. Ma quant'è? 4 milioni. Ho detto: ma queste sono le fee? Le fee? Cioè il bar? Dice: no, questo qui è il costo totale della chiesa. Ah, e allora dissi: ma no. Poi ho avuto un'idea un giorno di Natale, così due scatole di cemento, una dentro l'altra, con la luce che passa, con dei tubi di luce, e poi l'ho fatta, l'abbiamo fatta, abbiamo vinto il concorso, l'abbiamo fatta, e i preti sono venuti a trovarci, io non c'avevo molta capacità di trattare, di scuderci, allora uno si erano vestiti normali così, e uno comincia a dire: ma c'è una cosa che manca, una cosa, non so, una cosa, c'eravamo dimenticati della croce. Però a me gli ho detto: ma guarda, che sia uno spazio spirituale è chiaro, no? Guarda, è logico, no? Questo è Paladino che ha fatto la Via Crucis. No, ci sono dei cannoni di luce che tengono in piedi, è la luce che tiene in piedi l'edificio. E allora ho detto: sì, va bene.
E poi è diventato un mio grande amico, nel frattempo è diventato arcivescovo di Firenze, poi è diventato pure cardinale. E allora gli ho detto, ma senti, ma come ti devo chiamare quando ci sono gli altri? Perché come si chiamano i cardinali, vescovi, dottori, professori, come si dice? E allora lui mi ha detto, ma guarda, ci ho pensato un attimo, boh, sai come mi puoi chiamare? Ma chiamami Don Peppino, va, facciamo prima, Don Peppino, questo è il suo nome. E andiamo avanti. La luce tutto intorno, vabbè, così è. Poi un altro piccolo progetto, ecco, ieri ne parlavamo. Un piccolo progetto, un giorno mi chiama il signor Shimon Peretz. Quando siete stufi ditemelo, io lascio perdere. Abbandono tutto. Potete dirlo, eh? Io, stop e finish. Vado via. Ma veramente siete convinti? No, ma questo non è che siete costretti. Cioè, a lei l'ho pagata già, perciò deve stare zitto perché lo so, lei ha un interesse personale. No, scherzo. Vabbè, dice a un certo punto, mezzo a banconote. A un certo punto c'è Shimon Peretz mi chiama e l'ho detto ieri sera. Mi chiama e mi dice, I am Shimon Peretz, it was in the night, it was in my office, I want a project from you, can you, have you a budget? Have you a budget? I say, but we have not a budget. But you want a bill from me, by me? Yeah, but we have not a budget at all. At the site, we have no site, no land. But, anyway, are you really Shimon Peretz? Yes, I am. Have you, your board? Yes. I am Clinton, Gorbachev, and after there is Mr. Rada, the Pope, I say, the Pope. No, he's not there. Allora mi dà un appuntamento a Firenze, al Baglioni, per the, poi lo so dopo, per sicurezza, eccetera, eccetera. Dice, ma fammi un'idea. E gli ho detto, ma non so dov'è, com'è. So, beh, guarda, in Israele, forse in Israele, forse in Cisgiordania, ci stiamo accordando con Arafat. Ah sì, Arafat, good. Allora ha fatto questo. E questo incominciamo a lavorare insieme. Eravamo tutti e due più giovani, lui è scomparso pochi mesi fa. Io ero più giovane, avevo pure più voglia di lavorare. E poi abbiamo fatto questa cosa. E abbiamo, e allora tutti mi dicevano, ma questo angolo così bello, mi mandavano lettere, messaggi d'amore, tutti, uomini, donne, altra cosa. E allora io gli dico, ma è molto semplice, prendi un vetro, ne prendi un altro. E questo è il dettaglio, finito. Un vetro che incontra un altro vetro. Poi l'interno è drammatico, perché era drammatica la storia fra questi paesi. Si chiama Paris Center for Peace e adesso si chiamerà Paris Center for Innovation, da partire da settembre. Sono pochi elementi cambiati, abbiamo fatto tutto precasting nel cantiere. E per avere tutto finito ci sono voluti 10 anni, dall'idea alla costruzione. E i soldi sono stati solo dei donors, solo dei donatori. Nessuno, nessun governo, nessuno ha pagato una lira. Ah, ecco, e poi di comune accordo abbiamo deciso di fare di vetro la sala della conferenza. È come se io avessi qua dietro una vetrata. Se voi vi siete stancati potete vedere il mare. E poi da lì possiamo vedere, io dissi, ma guarda, da lì noi possiamo vedere sempre se c'è qualche naufrago, una persona che non ha né bandiera, non c'ha né patria, che sta arrivando, noi dobbiamo accoglierla e perciò li dobbiamo vedere, queste persone le dobbiamo vedere e ascoltare. E così finì il progetto. Questo abbiamo restaurato il cimitero arabo, e questa è l'ultima foto che ci hanno fatto insieme prima della sua fine
guardavamo dal suo ufficio, perché lui non era più Presidente della Repubblica, ha preso possesso del suo edificio. E dal suo ufficio c'è una terrazza dalla quale si guarda il mare. Qui invece ci troviamo da un'altra parte, a Tbilisi, 11 petali. E l'interno è una luce importante. Questo non è solo l'esterno, ma è anche l'interno. E la sera, e il fiume. E poi c'è l'auditorium e un museo d'arte. Allora, questa qui l'ha fatto per Mastilisa. Per Vasilisa non so di chi sia adesso, forse giapponese, forse coreana, forse. Però lui si è messo a fare il politicante, l'ex proprietario, va in giro, fa l'assessore alla Raggi, poi fa queste cose. Evidentemente era troppo bello avere un'azienda del genere. E questo è un lavoro italiano, fatto da un'azienda italiana. Ci sono delle aziende italiane qui, no? Ce ne sono, eh? Bisogna essere proud of it. Ambasciatore, che dici? E poi stiamo a Parigi, gli archivi. Non mi va di raccontarvi tutto, facciamo presto. Gli archivi nazionali di Francia dal 1700 a oggi. C'è l'acqua e c'è la scala delle piccole case intorno. E poi mano a mano noi cambiamo scala e dietro corrisponde alla Baglia parigina. Poi abbiamo un artista, e quest'artista questa volta è inglese, si chiama Gormley, Anthony Gormley, uno dei più grandi scultori del mondo, che fa questa cosa, attraversa la vetrata e va dall'altra parte. Ed è una serie di poliedri che sono quasi esseri animati. E poi l'interno, e poi la sala di lettura, l'auditorium, e poi una torre che esce alta 220 metri a Torino, della regione. Ecco, tutte quelle cose lì dentro sono le sale degli assessori con le sale da riunioni. E un'altra torre, è una torre in Cina. Questa l'ho fatta, ambasciatore, ambasciatrice, questa l'ho fatta, Ma mica un gioco, Fatta così, Fatta così. E poi gli ultimi due. Allora, sempre da un disegno io parto, sempre. Non lo faccio vedere in tutti, ma c'è sempre un quadro, un disegno. Questi sono grandi, Non sono piccoli, non sono schizzi. Qui c'è tutta la storia, tutta questa, eccola qua. Questo è il modello. Questo è il modello. Grande, poi ce n'è uno di 7,5 metri, perché abbiamo voluto ricontrollare tutto, perché è antisismico. Quando abbiamo iniziato l'opera, hanno cambiato la legge e potevamo scegliere sì o no. E io ho detto, la gente è più importante dell'edificio. Cambiamo tutta la struttura. E l'abbiamo fatta antisismica. È stato un lavoro di quelli folli, c'ho l'angoscia solo a ricordarmi. Ecco, l'abbiamo costruita. Questa è la torre che abbiamo venduto adesso, hanno venduto adesso, dell'albergo, con 440 stanze. Qui ci sono i parcheggi. Ecco, questa è una bella foto fatta da un brasiliano, che è un grande fotografo brasiliano, che ha fatto in autunno.
alto 50 metri da questo punto, perciò è costato poco, è costato 136 milioni. Ho fatto i conti, l'ho dati a qualcuno. Ecco, e quello lì, ricordatevi questo nodo qui, questo coso qui, questo qua sopra c'è qualche cosa, poi ve lo faccio vedere. Questo siamo nella nuvola cosiddetta, stiamo dentro. Questo siamo sotto, si entra con le scale mobili. E sopra quel fungo ci sono 1800 persone che stanno sedute tranquillamente a sentire musica o qualcuno che parla. Questo è l'auditorium, ve lo lascio 5 secondi. Le luci sono di un altro italiano che si chiama Guzzini. Guzzini, sentito nominare, e lui ha fatto queste luci, quelle là. E Guzzini è marchigiano, è come si sa, come sono i marchigiani, lavorano, lavorano. E poi è così, la sera si riflette perché è una scatola completamente di vetro, la copertura e anche le pareti laterali, ed è così. Ultimo progetto e poi ce l'andiamo. Io devo tornare a casa perché domani devo fare qualche cosa. Questa è l'ispirazione. Uno, c'è un cliente americano a Las Vegas, ci aveva invitato a cena, dovevamo fare un grande progetto, però ci fa un regalo. Noi, Doriano e il sottoscritto, invece di guardare il regalo, di cui non mi ricordo più, ci mettiamo a guardare la carta. Interessante. Da dove viene l'ispirazione? Da tutto. Che cos'è l'ispirazione? Bah. E allora è uscito fuori questo progetto. Come si fa a portare la luce dentro? Come si fa? Come si fa a portare la luce dentro? Così. Quelli sono strane alberi, sculture, che questo è l'aeroporto con la struttura tridimensionale filtrata di Shenzhen. Ah, un momento, scusate. Questo era ancora in costruzione, c'erano i cinesi che stavano sopra pulendo. Però è molto bella questa foto, sembra un paesaggio. Ecco, gli uomini sono quelle cose lì piccole piccole e gli altri sono dei luoghi per portare dentro la luce. Thank you very much, grazie molto. Dopo. Niente, io volevo ringraziarla tanto veramente perché lei ha illustrato come se fosse tutto semplice, ci ha fatto sognare. È così che si fa. Ma questo lo può dire solo mai. Semplici si rendono facili, le cose difficili si rendono semplici. Esatto, però solo un maestro lo può dire questa cosa. Comunque complimenti. Grazie. Volevo solo dire una cosa, quello che tu hai detto, che soprattutto ha dimostrato come l'architettura può fare emozionare, e l'architettura italiana direi in questa casa.